Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video che alla fine ragazzi è il continuo di questo video o questo video. Comunque qua ti metterò la scheda che se non l'hai visto valla a guardare. Perché? Perché abbiamo analizzato, smontato la batteria Parkside Smart da 20V. In questo video invece andremo ad aprire il trapano avvitatore 20V Parkside motore brushless Parkside Performance. Perché ragazzi? Perché questa serie di elettrodensili, a differenza di altri elettrodensili a motore spazzolato, monta motori digitali, cioè motori ad alta tecnologia, alta efficienza. E come vedi qui c'è la cassetta, ok, così sembra vuota. Perché ragazzi? Perché questo è solo il pacchetto avvitatore da 39 euro, cioè io con 39 euro mi sono comprato solo questo. Extra ho dovuto prendere la batteria, altri 39, comunque tanti soldi per questa. Vogliono troppi soldi. Va compatibile qualsiasi altra batteria litio Parkside 20V, perciò non siete per forza obbligati ad acquistare questa, eh? Io l'ho acquistata per farvi il video, per farvi vedere come lavora, come funziona e come è fatta internamente. Vado a inserire la batteria e qui c'è l'avvitatore in funzione. Ragazzi, tanta roba, ma perché? Perché cioè già a me solo questo rumore fa impazzire, ricorda il rumore delle auto elettriche, guarda. Cioè ragazzi, qua non ci sono più spazzole, non c'è più vecchia tecnologia, qui siamo già un passo avanti nella tecnologia degli elettroutensili. Abbiamo in dotazione anche il gancetto che va messo qui, eccolo qui, tramite un'eventuale vite che, se non sbaglio, credo avrebbero potuto dare anche loro, ma non hanno dato. Ma va bene, perciò non c'è la vite, dobbiamo mettercela noi. Poi, dal momento in cui hai acquistato anche la batteria relativa a questo, si può conservare qui, eccolo qui. Questo è il vano batteria dedicato appunto all'avviatore. Oh, in esclusiva lo puoi anche mettere con tutta la batteria così. Perciò, volendo una batteria, doppia batteria, e qui ci va il caricatore, non credo quello grande, quello doppio, e neanche quello smart, quello piccolo standard. Però ragazzi, un set completo viene a costare un sacco di soldi. Fai il conto che una batteria sola costa intorno alla quarantina, due batterie già sono 80, un avvitatore costa altri 40 e già sono 120 euro. Il caricabatterie, se sei fortunato, te lo danno in dotazione con la batteria, dipende anche quale, perché con queste digitali, queste smart, non ti danno in dotazione il caricabatterie, perciò va sempre preso extra, perciò comunque un sacco di soldi. Una valigia di questa, ok, è bella, completa, ha un valore superiore anche di 150 euro, perciò non lo so se ne vale, ragazzi, ok. Per la tecnologia in sé, parlando di litio, parlando di brushless, certo, qui hai il top della tecnologia. Il mandrino è in metallo, inversione della polarità. Ragazzi, questo avrà tanta di quella coppia, tanta di quella forza che, mamma mia, frizione arriva fino a 21. E poi rientriamo con
Trapano. Mettiamo frizione a 5. Poi abbiamo giù qui 1 e 2. Andiamo su 1. Ok, questo è dedicato all'avvitatore, cioè più lento, un numero di giri minore, però più coppia. Andiamo a selezionare 2. Ok, 2. Ora più giri e meno coppia. Questo va utilizzato in combo con trapano. E infatti, ragazzi, gira molto più veloce. Perciò, come dice anche da qui, brushless motore digitale. Sapete come funziona un motore digitale? Se non lo sai, sotto ti lascio un mio video di qualche mesetto fa dove ti facevo vedere come funzionava un vero e proprio motore brushless. A differenza dello spazzolato, non ha le spazzole che si usurano, non ha componenti di veloce usura, è molto più robusto, è molto più forte, è molto più duraturo ed efficiente. Viene pilotato digitalmente tramite un'elettronica, dei sensori di Hall, sono dei piccolissimi sensori che in qualsiasi momento sanno, o meglio dicono alla centralina, in che posizione si trova il motore, perché il motore ovviamente gira. Girando, che cosa succede? Questa elettronica deve poter pilotare questo motore, il numero di giri, deve sapere sia a che velocità sta girando e in che verso sta girando e in che posizione si trovano gli avvolgimenti, i magneti, eccetera eccetera. Come si fa? Tramite i sensori di Hall. Perciò, ragazzi, questo non è altro che un motore di un monopattino elettrico, di un'auto elettrica. Infatti, ripeto, il rumore è tutto lì, il rumore è questo. Se io qui ci andassi a connettere al posto di questo motore, ci connette il motore del mio monopattino elettrico, mi funziona, mi gira. Mi cambiano ovviamente forse i voltaggi, ma sicuramente, perché il monopattino funziona a 48, questo funziona a 20 volt. Ma se io prendessi un motore di un overboard, che sono quelle bilanciati così, quelli funzionano anche a 20 volt. E se io andassi a fare le varie connessioni, io con questa batteria, con questa elettronica, riuscirei a fare andare un overboard. Perché? Perché sono sempre uguali. Motori digitali hanno 3 cavi di potenza più i cavi di controllo dei sensori di Hall. Comunque, se ti interessa approfondire questo settore, vai a vedere tutti gli altri miei video, ragazzi, che sono tantissimi, lo so, ma sono tutti interessanti. Iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. E ragazzi, in un prossimo video andremo a vedere come si comporta. Lo metterò a confronto con i miei avvitatori che già tengo, o anche qualche avvitatore Parkside standard. Potremmo andare a fare, se volete, scrivilo sotto, fammi sapere se vuoi vedere i test versus standard versus performance. Il performance in teoria dovrebbe essere molto molto più performante, almeno così dicono. E io infatti, per sì e per no, l'ho acquistato per mostrarvelo. Ragazzi, per questo video è tutto. La lampada frontale, ora li andrò a mettere a carica. Metterò la batteria in carica. L'app è qui. L'app si chiama Lidl Home. Ti permette di andare tramite Bluetooth, verificare lo stato della batteria, quanti cicli hai fatto con la batteria. È una cosa che già ho detto nel passato video. E poi puoi andare a bloccare, materialmente bloccare la batteria. Cioè, se io vado a mettere un codice PIN, ok, tramite il mio smartphone, l'app,
la mia batteria funzionerà solo dopo averla sbloccata. Cioè, se qualcuno mi ruba gli elettroutensili che sono stati protetti da PIN, non li potrà più utilizzare, a meno che non toglie questa batteria e ne compra un'altra, perché ovviamente, ragazzi, il codice PIN sta qui su questa elettronica. È una buona, diciamo, una buona idea, anche se io bloccavo direttamente il motore e non solo la batteria, perché io posso andare a comprare un'altra batteria e mi sono ritrovato il mio trapano funzionante al 100%. Perciò il PIN agisce solo sullo smart qui BMS, non sul motore, ovviamente. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ti ringrazio per la visione, ciao e al prossimo video.